Ok, allora noi oggi presentiamo Zenroom, entrando subito in MedioRes, qui l'abbiamo chiamata CryptoVM, for Database Blockchain. In realtà stiamo rilavorando il messaggio di marketing e stiamo pensando a qualcosa che sia più simile a Smart Contract Executor oppure Multiplatform Cryptography Script Executor. Zenroom di base è un tool a riga di comando che esegue script scritti in un linguaggio che somiglia all'inglese naturale, che vi faremo vedere. Carrellata rapidissima di tech specs. Allora, Zenroom è scritto interamente in C. Eccomi, scusate, sono arrivato. Scusate il ritardo, ma. Professor Sala, buonasera. Molto Buonasera. piacere. Allora, grazie per essere venuto a E siamo in presentarvi. due. Ci sto io e c'è Jaromir, che è il nostro CTO. Ah, ok, benvenuti tutti e due. Grazie, saluti a tutti. Molto bene. E il professore Rinaldo c'è? Sì, ok. E vedo numerosi studenti. Vedo da benissimo, perlomeno i più bravi ci sono, perfetto. Sì, cioè, noi saremmo stati contenti se venivano uno o due, invece ne vedo una dozzina almeno. Quindi. Guarda, le dico subito che i nostri sono molto entusiasti perché non ci sono curriculum così specializzati in Italia, per cui abbiamo raccolto gente da tutta Italia che sono venuti apposta per fare questo curriculum, per cui avrà un bel pubblico, però non voglio più interromperla adesso, prego. Grazie, speriamo, come ho detto qualche minuto fa, speriamo di non deludere o almeno di non deludere qualcuno. Facciamo il meglio che possiamo. Grazie. Ok, allora, rapidissimamente su Zenroom è scritto completamente in C, ha pochissime dependencies, dove una è l'interprete di Lua e su cui ci torniamo, e un'altra è una libreria crittografica di cui utilizziamo praticamente soltanto le primitive. Quindi utilizziamo per fare big number, math e poco altro. E il fatto che sia scritta in C implica che la possiamo buildare molto facilmente su praticamente qualunque piattaforma. Come vedete qui abbiamo il build per Linux, Windows, Mac, Android, iOS, e WebAssembly è una build transcompilata in JavaScript. Quindi Zenroom gira tranquillamente anche nel browser, ve lo farò vedere, oppure gira in Node.js. E tutte le build sono scaricabili, se scrollate un pochino in giù nella pagina, arrivate qui. E questo è tutto quello che abbiamo di scaricabile in questo momento. Quindi queste sono le build di Zenroom command line. Queste sono librerie Android iOS. Queste sono le build JavaScript e queste sono build con i binder per Python e per Go. Ok, torniamo su. Quindi Zenroom è scritto in C, fa crittografia, sia crittografia diciamo così tradizionale, quindi simmetrica-simmetrica, sia elliptic curve pairing. E sulle domande specifiche sulla crittografia risponderà Jaromir. E dentro Zenroom abbiamo implementato il flusso crittografico descritto dal paper Coconut, che adesso vi faccio vedere al volo, c'è il link qui. Non so se qualcuno di voi lo conosce, comunque questo è stato scritto principalmente da Sonnino, che è credo che sia un dottorando della UCL, seguito da Giorgio Danesis. All'interno, finanziato dal progetto di code, loro qui scrivono chainspace.io, che è una cosa abbastanza infelice perché il paper è uscito sotto il progetto di code finanziato dalla Commissione Europea, e poi a un certo punto, da completamente all'improvviso, Giorgio Danese ci chiama e dice: signori, non posso più lavorare con voi perché ci ha comprato Facebook. E non sappiamo quando andrà a finire questa cosa, insomma, c'è una diatriba in corso. Comunque, questo paper è la base di quello che dovrebbe diventare la cryptocurrency di Facebook, che se esisterà si chiamerà Libra. E
e il flusso crittografico descritto qui dentro, che fa sostanzialmente zero knowledge proof, attribute based credential, e poi c'è un flusso per la firma di petizioni per un'applicazione del progetto di code, l'abbiamo implementato quasi completamente dentro Zenroom. Poi Zenroom esegue smart contracts in Lua o in Zencode. Lua è un linguaggio di programmazione sviluppato, mi sembra, da un ricercatore brasiliano, particolarmente caro a noi e a Jarvi. L'abbiamo scelto perché in Lua è scritto il server di che videogioco, Jarvi? È tutto lo scripting di World of Warcraft, che sfido chiunque ad avere una superficie d'attacco come quella per tanti anni. Tanti hanno provato a romperlo. Noi lo usiamo come direct syntax parser, quindi come primo parser della sintassi in entrata, usato poi per definire il linguaggio DSL, cioè il Domain Specific Language Zencode. Che vi faccio vedere adesso. Brevemente concludo la parentesi. Sono tre strati. Il C con i bindings a una libreria crittografica di basso livello, il Lua per fare un direct syntax parsing che facilita la scrittura di formule matematiche, e vi farò vedere dopo, è molto simile a matematica, proprio a come si scrive dentro il programma matematica, e più sopra il DSL, cioè il Domain Specific Language, che è un crittografo può consegnare effettivamente agli integratori. Quindi diciamo, in questi tre livelli noi realizziamo una sorta di templating per la crittografia, in cui i crittografi possono lavorare, cambiare e correggere cose senza generare cambiamenti grossi di librerie, bindings a livello di integrazione software. Ok, vado avanti. Qui abbiamo scritto execute smart contracts, non so quanti di voi hanno familiarità con il gergo della blockchain, il termine smart contract è un termine legato a doppio filo con la blockchain, se non sbaglio se ne è iniziato a parlare nel paper che scrisse Gavin Wood riguardo la macchina virtuale che segue smart contracts per Ethereum. In ogni caso, smart contract vuol dire eseguire uno script in una macchina virtuale, che ci riporta al termine che avevamo scelto inizialmente per Zenroom. Zenroom è, allora, dentro Zenroom c'è una macchina virtuale, nel senso che l'esecuzione degli script è completamente astratta al sistema operativo. Zenroom non ha accesso né al disco né al clock del sistema operativo, ha un suo generatore di random e abbiamo lavorato tantissimo sul determinismo, che scrivo qui. Quindi uno script, che sia esso uno script crittografico oppure uno script di manipolazione dati, eseguito da Zenroom su un server Linux x86, darà, se tutto va bene, insomma, se tutto va come previsto, darà esattamente lo stesso output, per esempio, su Zenroom, utilizzato come libreria su Android, e a livello che se generiamo un random a portare lo stesso seed, il random sarà lo stesso su tutte le piattaforme su cui Zenroom gira. Concludo dicendovi che, essendo Zenroom scritto completamente in C, è molto piccolo, quindi l'eseguibile è sempre fra 700k e 1,5 MB, a seconda che si tratti della versione command line di una libreria. Usa molta poca memoria, quindi se facciamo soltanto, per esempio, generare un keeper asimmetrico, non so, forse usa 200k, una cosa del genere. Per flussi più complessi oppure per gestire quantità di dati più complessi, ovviamente usa più RAM. Però il grosso del lavoro che deve fare lo fa in meno di 1 MB di RAM. E questo ci ha portato anche a pensare, cioè a imbastire un porting di Zenroom su processori Cortex-M. I Cortex-M sono dei processori sviluppati, sono una famiglia di processori sviluppati da ARM, quindi un'architettura simile all'architettura che sta nei CPU dei vostri telefoni.
però sono ultra, ultra low power, mi sembra si chiamino, quindi funzionano su dispositivi IoT piccoli che vanno a batteria con consumo bassissimo. E siamo riusciti a far girare Zenroom su un emulatore, siamo riusciti a fargli fare cose basiche su un emulatore, quindi se a qualcuno interessa, a qualche cliente interessasse un'implementazione su un Cortex-M, la riusciremo a fare validamente. Ok, questa è la presentazione, sotto ho altre cose che leggete se, vorrete, se avrete voglia. Vi faccio vedere come gira Zenroom nel browser, cliccando, io sono sceso nella pagina zenroom.org, sotto Sandbox, clicco su Open Sandbox, siete benvenuti a farlo anche voi che state seguendo. Ok, allora qui vi posso far vedere un esempio di smart contracts sia scritti in Lua che scritti nel nostro domain specific language, e tenete presente che il codice che vedete girare qui non gira server side ma gira nel browser. E se qualcuno non ci vede ve lo possiamo far vedere. Allora, per esempio, scelgo lo script per generare un keeper asimmetrico, un keeper di, quindi due chiavi, una chiave privata e una chiave pubblica. Ci siete tutti? Se nessuno non dice niente vado avanti. Ok, clicco. Ah, Gianni, questa è la cosa che devi fissare oggi, sì. Questo è perché abbiamo aggiornato stamattina e è cambiato il path degli script. Va bene. Lo puoi copiare dalla directory. Sì, ma penso che riesco a scriverlo anche a mano. Allora, given that I am Andrea, when I create the array, no my keeper, gli facciamo vedere un keeper. When I create my keeper, keeper. Sì, un attimo che controllo per non darti informazioni sbagliate. Vabbè, proviamo, credo che sia così. Sì. No, when I create the keeper, secondo me. Questo è il bello della diretta. Create the keeper. The keeper, ok. Dunque, il linguaggio è strutturato in questo modo. Ogni volta che c'è una parola che segue l'articolo the, quella parola diventa una variabile nello statement seguente. Inoltre, per leggere in generale questo linguaggio, fate conto che è una sorta di prolog. Per chi è familiare con BDD, con Behavioral Driven Development, è un po' più avanzato, diciamo, è diverso, prolog ha molte più cose. In realtà è il prolog che è più avanzato. Però dico prolog perché di fatto esegue tutti gli statement, tutte le frasi, le linee, una dopo l'altra, e si ferma se una non è vera. Quindi non è Turing complete, non ci sono loop, si interagisce su dei dati, su una struttura dei dati. Ok, ce l'ho fatta. Ah, hai cambiato, hai messo lo scenario Coconut, quindi sì, qui sì. Hai creato una coppia di chiavi per Coconut, sì. Sì, ok. Allora, questo è uno script per creare un keeper. Adesso ve ne farei vedere altri, ma ci vorrebbe, insomma, li devo andare a peschiare. Se volete vi faccio vedere. Quello che vedete qui, proprio oggi stiamo lavorando al syntax highlight, quindi fra una settimana vedrete che per esempio D ha un altro colore e questo avrà un altro colore, eccetera eccetera. Comunque questo linguaggio viene tradotto in Lua e poi viene eseguito in C. Ok, io penso che ho parlato già 15 minuti, credo che
adesso possa bastare sulla presentazione di Zendrum. Magari vi faccio vedere come funziona la riga di comando. Allora, non so quanti di voi stanno seguendo lo sviluppo delle app per il tracciamento del Covid. Comunque, una delle specifiche che sta andando più forte in questo momento è la cosiddetta DP3T, che è questa. GitHub DP, eccola qua. Che è questa qui. Questa è stata in qualche modo sponsorizzata dalla Commissione Europea. Come vedete, i documenti sono molto seguiti. E è uscita forse 10 giorni fa questa cosa. E quando è uscita, già in 24 ore ha implementato il flusso crittografico dentro Zendrum. Vi faccio vedere anche l'implementazione. Adesso vi faccio vedere come testiamo il flusso crittografico. Allora, run.sh. E riuscite a leggere? Il mio schermo è troppo piccolo? Lo ingrandisco un po'. No, si vede bene. Ok. Si vede. Metto un paio di punti di più. Allora, io sto in questo momento su un Raspberry Pi, e perché mi accomodo sulla Raspberry Pi. Vi faccio vedere che in questo script viene eseguito tutto il flusso di P3T che include la generazione di chiavi, che sono questi random object. Poi c'è un secondo step che dal random object, dalla prima chiave ne crea una seconda, che è questo SK2. Dopodiché, per ogni chiave generata vengono generate delle chiavi per i periodi, perché per garantire privacy all'utente dell'applicazione, invece di farlo girare sempre con la stessa chiave, si decide per esempio che la chiave deve cambiare ogni 3 ore, quindi se la persona esce la mattina e poi esce il pomeriggio, viene distribuita una chiave diversa. E alla fine l'ultimo step è riuscire a tracciare l'interazione che l'utente ha avuto con altre persone che avevano quell'app in quel momento e che via Bluetooth hanno broadcastato l'ID della persona ad altri telefoni. E per fare questa cosa facciamo una simulazione qui, dove facciamo uno stress test creando un array di 30.000 di queste chiavi e vediamo effettivamente quanti di questi abbiamo incontrato quel giorno. Questo è un array di 30.000 chiavi di persone infette. Ora immaginate che nella vita di una persona incrociare in un giorno 30.000 persone è abbastanza improponibile. Probabilmente forse un calciatore dello stadio ci riesce. Comunque vi faccio vedere molto rapidamente come si comporta Zendrum quando lancio la riga di comando. Io lancio questo script. E Zendrum sta generando delle chiavi. Mi dice lo script che sta seguendo, che è questo qui sotto. E l'ultimo step, quello in cui confronta, ecco qui. L'ultimo step, che è quello che ha preso più tempo, ci ha messo quasi 18 secondi, ha usato 30 MB di RAM, però ha confrontato crittograficamente una chiave con un array di 30.000 chiavi. Quindi e in tutto questo sto lavorando su Raspberry Pi single core, quindi sto utilizzando un quarto della potenza del processore. Ok. Credo che su come funziona l'applicazione vi ho detto abbastanza. Se avete altre domande dopo possiamo andare avanti. Questo protocollo in particolare ho mandato in chat il link al white paper. È molto attuale perché è proprio quello di cui si parla, la famosa app di tracciamento che si potrebbe adottare. E questo design è stato fatto dall'Università di Zurigo, l'ETH. L'algoritmo crittografico è molto semplice in realtà, è basato su due primitive
l'HMAC, quindi un hash autenticato in SHA-256, che praticamente non rende risalibile l'identificativo di un telefono con i beacon trasmessi in Bluetooth. E l'operazione onerosa è quella dell'inverso, cioè di ritrovare da una lista di chiavi dei positivi, diciamo, se tra quelli ci sono dei beacon che abbiamo ricevuto sul telefono Bluetooth. Io lo trovo un algoritmo molto elegante nella sua semplicità e nell'uso di primitive anche, diciamo, antiche. E vabbè, sì, per la derivazione dei beacon si usa AES e CTR, quindi stiamo parlando di tre primitive, HMAC, SHA-256, AES e CTR in counter mode. E forse è il momento di fargli vedere l'implementazione della cripto in Lua, quindi gli facciamo vedere il DP3T in Lua? Come vuoi, se hai fatto, se vuoi dire qualcosa, magari prendiamo un po' di domande da quello che abbiamo fatto vedere finora. Sì. Allora ragazzi, un piccolo cappello, noi siamo sviluppatori di software, io non tanto, Jaromir e il resto del team sì, non siamo crittografi, non siamo matematici, quindi il modo in cui lavoriamo è, noi prendiamo un paper dal matematico, e bendati, cioè in questo modo qui, e scriviamo un pezzo di codice dentro cui la matematica del paper funziona. E quindi alcune delle cose che vi diciamo, se non avete una certa dimestichezza con la programmazione, probabilmente non le capite. Alcune delle domande che farete voi, noi non le capiremo. Quindi preparatevi a questo. In tutto questo, quello che cerchiamo è un crittografo che ci aiuti per uno o due, perché probabilmente per questo ce ne sarà più di uno, che ci aiuti a espandere diversi flussi crittografici, per esempio Coconut, se la persona che ci aiuta a programmare sicuramente è un plus, ma non è assolutamente necessario. E vi diciamo che non è necessario, facendovi vedere come funziona la nostra implementazione crittografica, e capite che passare dalla matematica al codice con il programma di cui stiamo parlando, che si chiama Zendrum, è molto facile. Quindi, come dice Jaromir, facciamo, se avete qualche domanda sul software, quindi prima di passare alla crittografia, magari la possiamo fare adesso, altrimenti vi facciamo vedere qualcosa sulla crittografia. Scusa, posso prendere la parola un attimo? Certo. Sì, allora, intanto volevo dire che tutti i nostri ragazzi sanno programmare bene linguaggi, sia linguaggi di alto livello, come Magma, che è il nostro preferito, sia anche in Java e in parte in C, però ovviamente non sono programmatori puri. Però hanno tutti fatto a questo punto almeno tre progetti, hanno sviluppato in vari corsi, quindi non saranno i programmatori più efficienti del mondo, troverete programmatori migliori, ma sicuramente capiranno il vostro codice. Di questo per tranquillizzarvi, poi adesso li lasciamo fare le domande. Poi voglio ringraziare per la bella presentazione. Ti faccio ora ringraziamenti perché io purtroppo alle 2 ho una commissione e devo quindi lasciarvi. Mi spiace molto perché è molto interessante quello che fate, è molto bello. Anche noi ci occupiamo come laboratorio di blockchain, smart contract. Molti dei ragazzi che vi stanno sentendo hanno fatto un hackathon su Solidity recentemente. Ah, ok. Quindi credo che la gente abbia un'idea di cosa stiate parlando. Ok, benissimo. Poi dopodiché sì, cose più da informatici, tipo il prologue, non so quanti lo conoscono, però vabbè, quelli sono dettagli che sapreste gestire bene. Il prologue andava di moda negli anni 60, se non sbaglio, quindi non... Sì, ma ai miei tempi, anche quando studiavo matematica, ancora, primi anni 90, ancora si vedeva un po' di prologue. Anche prologue, io. È ancora vivo. Comunque, detto ciò, lascio quindi la riunione in mano, non so chi la prende, non so se Giancarlo gestisce poi le domande e il resto. Giancarlo, ci sei? Sì, ci sono. Gestisci tu il resto? Ok, ok. Sei tu da chairman? Va bene, allora grazie, vi ringrazio, mille. Voi di Dice siete stati molto bravi e
Grazie mille dell'invito, grazie mille della presenza, speriamo di incontrarci presto di persona. Noi saremmo dovuti venire a trovarvi a Trento, purtroppo sappiamo tutti perché non è stato possibile, però spero che riusciremo a farlo capitare presto, che veniamo a trovarvi. Assolutamente, siete i nostri ospiti, appena si sblocca fatemelo sapere, che ho, diciamo, al di là di queste occasioni che hanno i loro fondi, però noi abbiamo anche i nostri fondi di ricerca, volentieri vi invitiamo, facciamo vedere un po' di ospitalità trentina, presentare il nostro gruppo di ricerca, più che volentieri. Grazie mille. Grazie, arrivederci allora. Ok. Va bene, allora, qualcuno ha qualche domanda sul software? Io qualcosa vorrei chiedertelo. Prego, posso. Riccardo? Sì. Yes. No, sto provando a far andare qualche esempio, ma non mi funziona niente. E tipo? Ma non lo so, per esempio c'è encrypt a message using a password. E, ma stai parlando della online demo? Sì. Cioè tu clicchi sugli esempi e non esce nulla? No, esce a volte non esce nulla, e quando esce qualcosa cosa devo fare per farli funzionare? E allora devi avere un po' di pazienza. Sì, è una cosa sfortunata perché abbiamo di fatto rotto l'online demo stamattina lavorando sulla documentazione nuova. Perché molto probabilmente il webinar oggi, quindi volevamo venire con una cosa splendida e cercando di fare questo ovviamente abbiamo rotto tutto. Come ti posso chiedere se preso uno a caso potresti spiegare esattamente cosa fa? Sì, dunque, prima di tutto, invece dell'interfaccia web, se clonate il repository GitHub, da GitHub, quindi tutto il codice sorgente di Zenroom, e come ha Andrea, sì. Se puoi farlo vedere, quello lì. Se fai, guarda, git clone e questa roba qua. Tac. Vi trovate con una directory Zenroom. Sì. Poi dovete scaricare. Lì. Ma ovviamente è open source. Però, Johnny, se andiamo down this path, ci mettiamo mezz'ora a far vedere questa cosa, perché tanto ci vuole. Allora, quello che vi dico è, se volete ve ne seguo uno io da qui, e se aspettate fra qualche ora questa cosa funzionerà, oppure un'altra cosa che potete fare rapidamente è seguire questo quick start, dove vi scaricate un binario, scaricate questo smart contract, eseguite il binario in questo modo, però questo funziona da Linux e da Mac. Io non so quanti di voi sono su Linux o su Mac. In verità so che da Windows si può ben fare mettere la bash di Linux. Poi non so se ha tutte le feature che servono per far girare il codice, sì, però si può provare. Linux Subsystem sì, dovrebbe funzionare. Non l'ho provato, ma dovrebbe funzionare. Ok. E allora in realtà se tu fai zenroom.exe-credentialkeygen.zen funziona, questa parte qui, anzi T, non funziona perché il pipeline funziona sotto Windows, ma ci possiamo anche provare in realtà, eh? Dovrei averci un zenroom da qualche parte qua, anzi non lo scarico. Comunque scaricando il GitHub, magari non lo seguiamo tutto, ma per chi vuole trovate nelle directory test delle directory sotto directory che iniziano per zencode underscore, e in quelle directory trovate dei shell script, in particolare run.sh. Dentro a quegli shell script trovate di fatto gli script da eseguire, e quegli shell script li potete lanciare con il binario di Zenroom nel path, quindi ve lo scaricate e lo mettete da qualche parte di raggiungibile, anche nella stessa directory dello script, e lo lanciate. A quel punto vi trovate nella directory dei file.zen, che sono gli script di Zencode, e dei file JSON, che sono gli input e gli output. Questo è il modo di mostrarlo da linea di comando. Poi abbiamo come avete visto, il sito web,
che funzionerà a breve, rifunzionerà a breve. E poi c'è anche ovviamente il modo di integrazione in produzione di utilizzarlo da libreria. Quindi nel momento in cui sviluppiamo un software vero e proprio, lo usiamo in chiamata da una libreria. Ok, quindi... ragazzi, comunque per chi di voi usa Windows, se voi andate su dev.zendrum.org e cliccate su Quick Start, dovete scaricare un binario, scaricare credentialkeygen.zen, poi lanciate zendrum.x-z credentialkeygen.zen e vi succede questo, dove questa è la licenza di Zendrum, questi sono dati di utilizzo di Zendrum, quindi ci dice che sta usando Goldilocks e che usa 275k di RAM, questo è un warning e questo è il nostro keeper. Mi ha dato un syntax error, non so perché. Quindi perdonateci perché la demo online non funziona, ma normalmente funziona. Fino a ieri. Sì, no, cioè è proprio il buco analogico che vediamo in questo momento. Ok, abbiamo altre domande sul software? Niente? Posso chiedere un'ultimissima cosa? Certo. Nell'esempio ci sono alcune parole che sono, diciamo, tra due, non so come dire, virgolette, tra due apostrofi. Sì. Cosa vuol dire il fatto che sono tra... Adesso mi stai chiedendo dei dettagli del linguaggio. Sì. Tra virgolette noi abbiamo scelto di non differenziare troppo. Tutto, qualunque cosa che sia un parametro o un nome di una variabile, lo mettiamo fra virgolette. Quindi io per esempio posso scrivere if when and I set my set password to Peppe as string, qui gli sto dicendo che scrivo che all'interno di password, all'interno della variabile password, che speriamo sia una variabile string e non un array, scrivo Peppe come se fosse una stringa, cioè come se fosse formattato come una stringa. Ok. Però qui entriamo nei dettagli del linguaggio. Cioè, se vi interessa, se interessa a molti di voi, ne parliamo volentieri. Io partivo dal presupposto che vi interessa più vedere l'implementazione della crittografia. Sì, no, era solo una curiosità per sapere poi come, insomma, farlo funzionare. Sì, allora, brevissimamente, ZenCode a livello di sintassi è ispirato da una cosa che si chiama BDD, Behavioral Driven Development, BDD Wiki. Questa cosa qui, ovvero Gherkin, che anche funziona tipo, cioè che anche ha degli statement molto simili ai nostri. Noi prendiamo questa parte del BDD, given one then, e quindi l'esecuzione degli script è divisa in tre step, dove in given viene processato l'input e basta. Quindi given è una fase dell'esecuzione read only, in when avviene tutta la manipolazione, quindi sia la creazione di oggetti a partire da un random, oppure la manipolazione di oggetti, oppure il confronto di oggetti, e in then avviene la formattazione dell'output. Quindi abbiamo sempre questi tre step. Qui dentro la parte when, si possono fare dei confronti. Quindi io posso dire se il numero x è più grande del numero y, ma principalmente viene usata per fare crittografia. Quindi quando firmo, nel caso del flusso di coconut,
se quando firmo la richiesta la blind signature request, quindi quando firmo la richiesta di credenziale, stampa tutti i dati. E da un'altra parte è quando se ho un keeper, se c'è una richiesta, e se si realizza questa condizione, allora firmo la richiesta. Perfetto, grazie. Ok, vi facciamo vedere la crittografia? Se non ci sono altre domande, ne farei una io se qualcuno è riuscito a farla funzionare, altrimenti dobbiamo un po' applicarci. Siete riusciti? Qualcuno è riuscito a farlo girare sul proprio computer? Bene, ragazzi, facciamo così. Io direi andiamo avanti con la demo, con la parte teorica. Poi per quelli di voi che sono interessati, vi possiamo fare un altro webinar soltanto sull'utilizzo di Zencode. Considerate che noi facciamo webinar regolarmente e un webinar introduttivo di Zendrum tipicamente prende fra un'ora e mezza a 2 ore. Quindi è un webinar da dove uscite e potete iniziare a fare qualcosina voi. Ok, sì, va bene. Sento silenzio. Ci sono vari modi di utilizzarla, anche la JavaScript per chi usa quello. E speriamo vi appassionate e cercate. Questa, la demo comincerà a funzionare da oggi pomeriggio, come ha detto Andrea. Io sento un silenzio tombale che implica che sono tutti addormentati, come era prevedibile che succedesse. Beh, mezzogiorno. Allora, vi faccio vedere l'implementazione del DP3T. Giovanni, forse è meglio se gliela spieghi tu? Sì, basta che mi passi lo schermo. Sì. Make host, perché si faccia così. Jar o PC, giusto? Sì. Dunque. Devi anche stoppare lo sharing. Ok. Ah no, this will stop, ok, te lo stoppo io, va bene. Bene. Dunque. Vi passo un attimino a un esempio. Allora, quello che noi ci aspettiamo effettivamente da un possibile internship, stage in collaborazione con la nostra organizzazione per un crittografo è di effettivamente rivedere e lavorare assieme a delle implementazioni come questa. Questo è un semplice Elgamal e in questo caso è una creazione di chiavi. Internamente. Scusa un secondo, Giancarlo, possiamo partire dal presupposto che tutti gli studenti sanno di cosa parliamo quando diciamo Elgamal? Sì. Ok. Quindi in questo caso vedete proprio internamente come sarebbe fatta la generazione di un paio di chiavi in Elgamal. Qui c'è la generazione di un int random, quindi la classe int ha un metodo random che restituisce un numero che sarà la chiave privata, lo moltiplichiamo proprio con overloading dell'operatore per il generatore della curva, in questo caso dichiarato qua, che è una variabile locale dichiarata dalla classe CP, elliptic curve point, punto generatore. E ritorniamo res, che in questo caso è una struttura con private e public. Questa formulazione qua ve la posso far vedere anche in
un nuovo file. Che ho creato qui, quindi cominciamo da qua. Purtroppo non vedo perché c'è a zoom, ecco. Quindi qui vedete fondamentalmente che sto eseguendo lo script. E qui ovviamente posso togliere la funzione e fare un print di res. Ok? Come vedete, dall'altra parte dello schermo, lo script ha restituito un array, private e public, di cui è consapevole anche del tipo, cioè la chiave privata sarà un semplice int, un finite field, e la parte pubblica sarà effettivamente un punto sulla curva, quindi un po' più lungo. Ragazzi, l'encoding... Scusate, ci seguite su questo? Sì, abbastanza. Ok. Quindi l'encoding in questo caso sarà quello di default, che è un base 64, ma potremmo anche renderlo in JSON. E ovviamente dobbiamo fare il print. Penso che JSON non sanno cosa sia. JSON è un formato di, diciamo, marshalling, di encapsulamento di variabili e strutture. È molto usato in JavaScript. Esatto, si usa molto in JavaScript, è una formattazione che chi conosce il JavaScript capisce, perché usa le parentesi grafiche. Scusa se ti interrompo. Come programmazione web loro non ne fanno. Ok. Io ogni tanto gli spiego qualcosa su JavaScript nel mio corso, però fanno essenzialmente programmazione C e Java. E poi qualcosa, diciamo, qualche pacchetto di matematica, appunto come Magma. Intrometto un attimino, se posso. Jason, certo. Abbiamo avuto modo proprio una sbirciata in un corso di Applied Cryptography, ma è stato molto discorsivo, non siamo entrati nel dettaglio e sicuramente non a livello implementativo. Cioè abbiamo forse una vaga idea, ma proprio a livello teorico forse. Ma vabbè, questo va oltre lo scopo di questa dimostrazione. Comunque vedete la parte che vedete, parentesi graffa, virgoletta, private, virgoletta, due punti, virgoletta, questo è un JSON classico, cioè fra virgolette si mette sia il nome della variabile che il contenuto. In C sarebbe parentesi graffa, nome della variabile uguale, virgolette, contenuto. Dunque, un'altra cosa che posso mostrarvi più semplicemente è il generatore di questa curva. In questo caso usiamo una curva ellittica BLS, perché facciamo anche pairing. Ragazzi, il generatore pairing. BLS e pairing sono termini che riuscite a seguire? Nel corso di crittografia di base mi pare che non si faccia il pairing. Qualcuno lo fa nelle tesi e in qualcosa di più specifico. Però potete rispondere, ragazzi, non vi mangia nessuno. No. Io personalmente non so cosa sia. Vabbè, sono operazioni su curve di secondo ordine, cioè twisted. Comunque, non serve approfondire ora sul pairing, ma basti sapere che lavoriamo molto su curve ellittiche nel nostro lavoro. Diciamo che l'RSA ce lo siamo lasciati abbastanza alle spalle, in quanto nell'industria la maggior parte della richiesta è basata su IoT embedded,
ma anche end-to-end encryption, quindi crittografia da un estremo all'altro, cioè senza intermediari. E in questo caso appunto usiamo Zenroom dentro a un JavaScript, dentro al browser, che fa computazione dentro al browser, da un punto all'altro. Quindi le curve ellittiche sono molto vantaggiose, perché la computazione è di meno e la grandezza del materiale crittografico, dei dati, è minore. Una chiave pubblica è molto più piccola di una RSA, come vedete. Cioè un punto sulla curva. A parità di lunghezza della chiave ti dà una sicurezza molto maggiore. Ma la sicurezza, diciamo, stiamo lì, eh. Questo lo sanno. Anche... Questo lo sanno, ok. No, alcuni non sanno cos'è il pairing. Ecco, questo può essere. Ma non lo spiegheremo ora qui. Però basti sapere che il pairing, o meglio, l'applicazione di una Miller loop su due punti di curva di primo e secondo ordine è necessaria, è una cosa necessaria, e quindi vi invito a studiarla in futuro per la famosa operazione Zero Knowledge Proof, che si usa parecchio in ambito crittografico oggi. Diciamo, andando oltre la crittografia simmetrica, gli schemi di Diffie-Hellman, quindi asimmetrici, si arriva oggi come oggi a lavorare molto, e noi ci lavoriamo molto su schemi Zero Knowledge Proof, che garantiscono una privacy su delle operazioni molto maggiore, per esempio su operazioni di petizione o di dimostrazione credenziali. Potrei arrivare allo use case delle credenziali, ma ora vi volevo spiegare la base proprio di come vengono rappresentate queste cose in Zenroom. Sì, qui, per esempio, ho fatto il print di un punto di generatore. Allora, sulla curva. Un commento soltanto. E quando parliamo di Zero Knowledge Proof, Zero Knowledge Proof comprende al suo interno le cosiddette ZK SNARKs, che vengono definite come Zero Knowledge Proof Offline, che sono un argomento molto caldo in questo momento sui blockchain, perché ti danno la possibilità di eseguire smart contract in modo anonimo basato sulla credenziale. Quindi chi di voi ha lavorato interessato al blockchain può essere che conosca il termine ZK SNARKs piuttosto che Zero Knowledge Proof. Finito. Ok. In questo caso io vi sto facendo vedere semplicemente come assegno una variabile locale G, il numero di un generatore della curva, che in realtà è un punto sulla curva, e lo stampo. Questo numero è stampato a console, ma potrebbe essere stampato in un buffer dentro una libreria, in formato esadecimale. Se io cambio il metodo e faccio base 64, posso vederlo stampato. Scusate, devo fare octet, cioè devo trasformarlo in byte. A quel punto io in qualsiasi momento posso trasformare un punto della curva in una sequenza di byte e poi trasformarla in base 64. Queste sono operazioni molto tediose in fase di integrazione, di cui Zenroom, diciamo, si prende cura e fa trasparire fino al livello alto dell'implementazione poi di Zencode. Se voglio farlo in binario, basta che cambio in bin e vediamo il numero in binario. E ragazzi, per la cronaca, adesso vi stiamo facendo vedere l'implementazione crittografica che viene fatta in Lua, e successivamente c'è un altro strato, anche scritto in Lua, che si prende cura di interpretare lo Zencode, che è questo linguaggio simile inglese che vi abbiamo fatto vedere prima. E Zenroom prende in pasto sia scritto in Lua che scritto in Zencode, sebbene noi incoraggiamo gli utenti a utilizzare Zencode per una serie di motivi. Uno, perché la sicurezza è più alta, perché Zencode è un non Turing complete language, quindi per esempio non si possono fare cicli, quindi è molto molto difficile che crashi una macchina per un overflow di memoria utilizzando Zencode. E seconda cosa, perché il motivo per cui abbiamo scelto questa formattazione ispirata a BDD
è la possibilità di far leggere e scrivere smart contracts anche a non programmatori. Noi adesso stiamo lavorando su, sia sulla documentazione Zencode, sia stiamo lavorando su un Zencode Cookbook che sarà mirato a gente che non programma. Quindi il nostro sogno nel cassetto è che un giorno ci saranno degli avvocati che potranno scrivere degli smart contract in Zencode e che possono far perform, che possono eseguire operazioni di vario tipo. E ok, stiamo un po' mischiando i piani, spero che vi districhiate, perché da qui vi ho mostrato come si lavora a livello basso crittografico. Quindi qui ho fatto una somma di due punti differenti sulla curva. Uno è il generatore e uno è il random. Di fatto potremmo costruire un accumulatore in questo modo, cioè fare una somma di array. In questa altra finestra vedete che c'è il risultato. Questo è un punto, il secondo, il P, rappresentato in esadecimale, questo è il primo rappresentato in binario e questa è la somma rappresentata in esadecimale. Ci siete ragazzi su generatori e su accumulatori? Penso sì, non lo so però sì. Sì? Sì, quasi tutti? Quindi il pairing no, però il generatore sì, l'accumulatore anche. Beh, sì. Sono un po' le basi del... Che sanno cos'è zero knowledge proof? Dice... Non... Ho perso anche io l'audio. Sì, era mutato. Ok, adesso... Sì, non conoscono... Conoscono, diciamo, la classica somma su curve ellittiche, ecco, questo la conoscono bene. Cioè, zero knowledge proof sanno i principi di base, ma non l'hanno visto probabilmente implementata. Non sono aggiornatissimo, perché sono aggiornato da due anni fa, al corso di due anni fa. Non so se Massimiliano ha inserito qualcosa di nuovo in questi anni, in questi ultimi due anni. Ok, e se volete vi facciamo vedere un flusso intero, zero knowledge proof, fatto partire da uno script, con... vi apriamo anche però, scusa se ti interrompo ragazzi, lo fate zero knowledge proof? Sì, l'abbiamo visto, sì. Okay. Comunque... se diciamo qualcosa che non vi quadro, che non sapete, fermateci, perché noi non abbiamo idea della preparazione che avete voi. Sì, volevo un attimo, mi ero forse perso un attimo se avete spiegato il concetto di accumulatore, perché mi è nuovo. Ok. Un accumulatore è una somma di punti. Una somma di punti. Ah, ok. Che si può usare per di fatto aggregare, noi lo chiamiamo anche aggregato, di punti di curve ellittiche che sono chiavi pubbliche. Se si vuole fare una firma congiunta, quindi una multi-signature, ogni chiave pubblica di un nodo differente sarà un punto sulla curva. La somma di quei punti sulla curva è conoscibile solo a sapendo tutti gli addendi e sarà usata come chiave pubblica aggregata per firmare. Ah, ok, benissimo. E si può usare anche... Scusate, per verificare la firma, scusate. E si può usare anche nello Zero Knowledge Proof, praticamente c'è un issuer che firma un certificato e lo dà a qualcuno. Questo certificato dovrebbe funzionare anche offline oppure su una blockchain. L'accumulatore si può usare anche per creare una lista di certificati che viene bannato, blacklistato, per fare la cosiddetta revocation della credenziale. E ragazzi, capite qualcosa di quello che vedete, del codice che vedete? Non tutto, cioè, avete un'idea di quello che sta succedendo a schermo? Ma aspetta, perché sto cercando una cosa magari con cui spiegare meglio. Che linguaggi di programmazione il professore Sala ha Eccolo. Citato un linguaggio prima, che linguaggio era? Che conosce tutti quanti? Allora, loro usano come invece di matematica, usano magma. Magma. Magma funziona su campi finiti, curve ellittiche, molto specifico in teoria dei numeri.
e quindi è molto utile quando si voglia, oppure teoria dei codici, quando si vuole lavorare appunto con campi finiti e diciamo appunto questa la parte della matematica più legata alla crittografia, mentre matematica diciamo è più general purpose, okay. Okay? Per i matematici intendo. Magma è più specifico proprio per chi fa matematica applicata alla crittografia. Ok. Ma un minimo la sintassi del... Ma è un linguaggio di scripting, cioè un interpretato che poi tra l'altro può anche essere compilato. Okay. Diciamo come difficoltà è simile al matematica, anzi forse è più complicato di matematica. Okay. Cioè la cosa è che già praticamente siccome lavoriamo in ambito di calcolo simbolico algebrico, si definisce l'anello, si definisce la curva, cioè si definiscono proprio cose tipiche della, si definiscono i gruppi, cose di algebra associata alla crittografia. Okay. Poi nel corso che fanno quelli che fanno stage oriented fanno il corso con me di C e Java, ma hanno fatto un altro corso di Java, solo di Java. Okay. Ma poi sì. Chi ha fatto il corso di... Allora la sintassi di Lua è un po' diversa, però chi ha fatto il corso di Java, se guarda Lua dopo un po' lo capisce. Sì, ma secondo me di tutte le cose che ho visto qui, dopo un po' lo capiscono loro tranquillamente. Ok, va bene, va bene. Perché ne vedono almeno 3-4 linguaggi, anche di più li vedono, perché vedono anche MATLAB. Mm-hmm. Non conosco tutti, alcuni corsi per esempio fanno qualcosa anche con MATLAB, perché fanno cose di statistica, di algebra, linea. Beh, non li conosco proprio tutti, però penso che il 50% dei corsi praticamente qualcosa di codice fanno. Okay. Magari non il 50, ma il 30. Ok. Va bene. Io purtroppo adesso devo assentarmi. Vi sto facendo vedere un'ultima cosa, che è un test che dimostra la proprietà omomorfica della curva in crittografia Elgamal. Quindi qui sto crittografando un numero e sto dimostrando che la moltiplicazione dei numeri in chiaro è uguale alla somma dei numeri crittografati. E così via con le proprietà omomorfiche delle curve. Quindi questo è il modo anche di lavorare nel momento in cui, per esempio, mettiamo dei numeri in un Elgamal e li facciamo circolare per delle operazioni segrete, diciamo, segretate. Cioè si sommano due numeri, si sa che sono stati sommati, ma non si conoscevano i valori iniziali, o si moltiplicano. Ma in quel caso la moltiplicazione, la somma dei crittati è la moltiplicazione in chiaro. Comunque è un'infarinata, diciamo, di operazioni con cui potreste sperimentare. Come vedete, io facevo girare in Emacs una shell, sto editando un file e poi lo rilancio zero e mi dà l'output semplicemente in locale, che è il modo più veloce di farlo. Il vantaggio che abbiamo nel fare questa cosa è che nel momento in cui si implementa in Lua e poi si fa uno scenario, diciamo, in ZenCode, questo tipo di codice gira molto più veloce in ordine di grandezza di un codice in Java, perché lo compiliamo in C nativo e volendo anche con delle ottimizzazioni ulteriori. Quindi abbiamo dei risultati parecchio performanti. Quindi usiamo direttamente questo tipo di prototipazione poi in produzione. E Andrea, se vuoi puoi continuare, anche sì. Se non c'è la demo, mi scuso per questo, dai run, perché vedendo questo file vi rendete conto che potete fare questo tipo di operazioni e dare effettivamente questo tipo di file in pasto, questo tipo di operazioni in pasto. Queste sono le operazioni poi in ZenCode. Va bene, vedo se riesco a fargli vedere qualcosa. Gli riesci rapidamente a dire che cosa farebbe uno stagista barra collega lavorando con noi di Neorg? Dunque, in generale lavorereste veramente più a stretto contatto con me,
che sono un crittografo applicato, cioè io faccio crittografia applicata ma non ho nozioni di matematica come le acquisirete voi con i vostri corsi, e quindi per validare le implementazioni che facciamo, che spesso e volentieri sono degli adattamenti di schemi conosciuti. Per esempio, in caso di Coconut, ma magari vi faccio vedere anche questa Prosum. In caso di Prosum, questo è uno scenario che abbiamo implementato per una startup che fa compravendita di energia verde, rinnovabile, prodotta in modo decentralizzato, quindi con compravendita anche ai fornitori oppure all'interno di un villaggio per chi produce e lo può vendere a chilometro zero. In questo caso hanno sviluppato un semplice meccanismo di blockchain dove si mettono i bilanci, si annunciano le offerte e le domande e vengono annunciate con uno schema, diciamo, in cui c'è un ID, un timestamp, il tipo, kilowattora, in questo caso la quantità, 60.000 kilowattora di energia rinnovabile. A questo punto noi usiamo Zenroom per firmare questo tipo di dichiarazioni. Quindi, per esempio, un produttore che è certificato in un certo qual modo all'interno di un villaggio, per esempio, energia elettrica, potrà mettere in vendita un certo quantitativo di kilowattora che può essere acquistato da un altro, e questo contratto viene firmato, in questo caso anche con una semplice DF Hellman, DSA, con le chiavi, in modo che si finalizzi e possa essere comprovato. Da qui potete vedere che noi facciamo sia scenari di autenticazione crittografica, di un certo tipo di scambio, sia scenari credenziali anche un po' più avanzate. Per esempio, credenziali in cui ci si dimostra come autenticati da un'autorità per accedere a un certo servizio, a una certa offerta. E da lì poi lavoreremo su curve ellittiche sempre in BLS, quindi con firme, con sistemi di firma BLS e un po' più avanzati del DSA, del classico DF Hellman. In casi un po' più particolari, per esempio un caso d'uso in cui abbiamo più di un'autorità che deve firmare congiuntamente un documento. A quel punto cominciamo a fare uno schema in cui abbiamo due chiavi, le sommiamo e le usiamo per fare firme e verifiche. Spero di essere stato chiaro. Un po' di fretta, mi scuso ancora se la demo si è rotta, ma se siete curiosi e vi interessa applicare con noi, tornateci verso il tardo pomeriggio che abbiamo aggiustato. Per il resto cerco di rispondere io. Grazie Andrea. Ok, ciao. Se ci sono domande pressanti sulla crittografia posso prendere in 5 minuti. Posso chiedere io una cosa? Sì. Su quali tipo di curve ellittiche avete modo di lavorare? Quelle, cioè, solo in forma tipo di Weierstrass o anche tipo altre forme che sono più comode? In realtà noi usiamo Weierstrass dentro, ma si possono esportare, se richiesto, soprattutto in un'applicazione IoT, in altri formati, Montgomery, Edwards. Ok, sì, perché appunto ho lavorato un attimo con le Edwards, quindi mi piacerebbe continuare a usarle anche non solo a livello accademico, ma anche in sede di stage così. Sì, come buona rappresentazione Edwards, sì, esatto. Perché poi abbiamo anche la curva Edwards 25519. Esatto, che la conosco quasi a memoria ormai. Sì. Quella perfetto. È molto usata, è in SSH, eccetera. Quindi quella ce l'abbiamo, però non ha capacità di pairing. Chiaro. Quindi la usiamo solo per operazioni nel primo ordine, le curve. Non ha il G2, diciamo. Ok. Quindi non si può fare zero knowledge proof sulla Edwards. Per questo sono uscite nuove curve della famiglia delle BLS, che mi sembra che è Bone, Lin, Sakam, i crittografi. Noi usiamo una curva BLS particolarmente grande, che mi pare sia 432, mentre Ethereum 2.0 userà la 381.
Okay. In generale questo non sono cose proprio altamente necessarie da sapere, perché diciamo le releghiamo all'implementazione, ma è possibile usare anche altre curve. Possiamo anche produrre un binario di Zenrum che lavora sulla SECP256K1, che è quella di Bitcoin, oppure anche lavorare sulle NIST. Dipende poi da quello che ci viene richiesto. Ok, grazie mille. Prego. Altre domande? Benissimo, vi ringrazio per l'interesse e l'attenzione, un saluto a tutti. Ciao Giancarlo, grazie per averlo organizzato. Andrea pure. Ciao. Grazie per essere stati con noi. Ok, io se volete resto, non so se avete altre domande di ordine. Mi pare che c'era una cosa che forse tu, non so se volevi parlare della tipologia di stage che volevi. Allora, mi pare che poi avere una specificità che poteva essere interessante in questo periodo. Sì, allora vi racconto qualcosa. Ciao giovane, c'è un giovane dietro. Vi racconto qualcosa su DNEorg. Allora, quello che ha parlato adesso, purtroppo non avete visto Jaromir, se lo googlate vedete che lui ha una traccia digitale, una digital trail notevole, perché lo trovate sia come crittografo sia come attivista, ma lui è anche un artista digitale, ha esposto tra le altre cose al Museo d'Arte Moderna di Roma, se non sbaglio. E anche, cioè lui ha fatto delle opere digitali che hanno anche un valore, si vendono. Ok, e lui ha fondato DNEorg. Ah, tra l'altro, Jaromil è un PhD, ma non è laureato. Che quando è una cosa che quando la raccontiamo in giro, la gente dice: ma non è possibile, fatemi vedere. È vero, vi mando un link della tesi del PhD, vi garantisco non è laureato. Lui è passato direttamente dal liceo classico al PhD, perché nel frattempo ha lavorato in una scuola d'arte ad Amsterdam e quindi già ha fatto delle pubblicazioni, l'hanno accettato per quello. E lui ha fondato DNEorg nel 2005 e, disclaimer, io e Jaromir ci conosciamo da quando avevamo 13 anni, perché siamo entrambi di Pescara, abbiamo fatto la stessa scuola, lavoriamo insieme da un paio d'anni e lui ha fondato DNE nel 2005 per dare un cappello legale al software che scriveva. E DNE è una non profit registrata in Olanda, quindi noi abbiamo un ufficio piccolo a Amsterdam. E DNE è stata fondata da Jaromil principalmente per avere un cappello legale per il software che scriveva, e fino a qualche anno fa era una non profit pura, nel senso che tutti lavoravano senza essere pagati. Poi dal 2016 a oggi, e Jaromil insieme a altre persone, tra cui Francesca Bria, che forse avete visto in televisione o avete letto qualcosa di lei, anche lei ha una traccia digitale notevole, è diventata il presidente del Fondo Nazionale per l'Innovazione, e loro due, che si conoscono da più di 20 anni, hanno iniziato a scrivere qualche progetto Horizon 2020 insieme. E un po' per bravura, un po' per fortuna, su 6-7 progetti che hanno scritto ne sono passati 4. Fra questi 4 c'era di Code, su cui ho lavorato io per tutto l'anno scorso. Io lavoro full time a DNE da gennaio 2019 e l'anno scorso io ho fatto il project management della coordinazione tecnica di The Code, e The Code è stato, The Code, tra l'altro, vi riscelo lo schermo. Ok. Allora, The Code è questo qui. The Code project.eu. E che è diventato un progetto flagship della Commissione Europea. E abbiamo fatto, c'è stata la review a febbraio e era la mia prima review di un progetto H2020, a me sembrava tutto normale, invece mi hanno detto che non era tutto normale, perché abbiamo avuto un audience di gente che è venuta a vedere la review e abbiamo avuto i complimenti dei reviewer. Cioè, sulla review della Commissione Europea c'è scritto che l'output del progetto era outstanding. Effettivamente è una cosa che abbiamo fatto col cuore e i risultati si sono visti. E in questo momento abbiamo due progetti H2020, uno si chiama Reflow Project, che riguarda l'economia circolare, l'altro si chiama Ledger Project,
che è quello su cui lavoro principalmente io, che è un progetto di cascade funding, ovvero noi altri due partner selezioniamo e finanziamo startup che sviluppano tecnologia in certi settori. E tra l'altro dopodomani ci sarà la selezione del secondo batch di 16 startup che ci porteremo fino alla fine del progetto. E questo è quello che stiamo facendo. Contemporaneamente il mio lavoro è cercare, diciamo, per dirvela proprio brutalmente, cercare clientela lato business per il software crittografico che scriviamo. In tutto questo, io sono italiano, Giorgio è italiano, abbiamo un ufficio a Amsterdam, io vivo a Copenaghen, abbiamo 1, 2, 3, 4 persone ad Amsterdam, poi ce ne abbiamo 2 in Italia, un altro a Amsterdam, uno qui a Copenaghen, e poi c'è un tizio che si chiama Adam che non ho idea di dove abiti sinceramente. Ah, a Berlino, è un inglese che abita a Berlino. E abbiamo un piccolo ufficio a Amsterdam che visitiamo e tanto in tanto lavoriamo tutti in home office, quello che attualmente in Italia si chiama smart work. Io la prima volta l'ho sentito mi sono messo a ridere, perché io lavoro in home office dal 2009, quindi per noi è assolutamente una normalità. E vi ho fatto un cappello di presentazione di linee, quindi uno stagista che inizia a lavorare con noi potrebbe sicuramente lavorare da casa, cioè non ci bisogneremmo mai di chiedere di trasferirsi ad Amsterdam per noi, e se la cosa funziona, se la cosa funziona, considerando che adesso sembra che ce lo potremmo permettere, il rapporto di collaborazione potrebbe diventare continuativo secondo una formula stabile. Vi dico qualcosa di più della composizione del team. Allora, io ufficialmente non sono un tecnico, non programmo, io ho lavorato come sviluppatore di videogiochi nella mia vita precedente, poi ho sempre fatto vendite di soluzioni industriali, quindi io sono la persona business del team. Abbiamo Jaromil, Puria, Sebastian, Adam, Danilo, Danielinux, Bernini, quindi adesso ne vengono in mente 7. Abbiamo 7 programmatori, no, poi c'è Maier, 8, abbiamo una decina di programmatori più o meno, divisi fra crittografia, abbiamo Puria che è un programmatore molto senior, un fenomeno paranormale, che è molto molto bravo in diversi linguaggi. Poi abbiamo 2, 3 persone, 4 persone che sono bravi in JavaScript. Abbiamo uno, Danilo, un ragazzo molto giovane che fa soltanto sviluppo embedded su Linux, molto bravo. E abbiamo un amministratore di rete che sta a Amsterdam, e abbiamo una ragazza che fa l'amministrazione regolare. E poi abbiamo un'altra ragazza che tiene rapporti con la stampa per quanto riguarda attivismo. Quindi siamo 10-12 più o meno, e distribuiti fra Amsterdam, l'Italia, Copenaghen e Berlino. Quindi questa è la presentazione del team, della fondazione. Domande a riguardo? Sempre io, scusate. volevo chiedere, sì, ok, perfetta la questione dello smart working, mettiamola su questo termine, però insomma se uno volesse effettivamente fare un'esperienza all'estero, voi sareste comunque disponibili? Ma io ho un divano abbastanza largo. Poi... No, assolutamente. Allora, noi abbiamo a Amsterdam abbiamo un ufficio piccolo dove non va nessuno. E siamo 2 a Copenaghen, non so se apriamo un ufficio a Copenaghen fra un po'. Comunque sì, sicuramente. Cioè, se c'è interesse a trasferirsi, vi diamo una mano. E proprio prima dell'esplosione del Covid, allora considerate che a inizio marzo eravamo in Italia,
perché io e Giallo mi dovevamo andare in Spagna a fare un seminar su Zendrom, anzi due, organizzato da un partner commerciale. Non siamo potuti andare per i motivi ovvi. E una delle primissime cose che avremmo fatto nel mese di marzo era metterci seriamente a trovare un appartamento a Amsterdam da usare come foresteria, perché siamo 5-6 persone che a giro vanno a Amsterdam e una volta stiamo da un collega, una volta andiamo in albergo, una volta Airbnb, sarebbe molto più comodo avere un appartamento da avere come foresteria. Non l'abbiamo ancora fatto, siamo resti bloccati. Comunque dovremmo avere un appartamento da usare come foresteria entro qualche mese ad Amsterdam. Questo è il progetto. Se questo è il piano, vuol dire che ci si andrà a turno, e non lo so, avremo 2-3 camere da letto, penso ci si andrà a turno, e se lo stagista collaboratore vuole può stare lì a gratis, ovviamente. Se poi vuoi, se preferisci, insomma, puoi prendere un altro tipo di sistemazione, possiamo vedere di dividere le spese. Sì, cioè, in verità non avevo neanche pensato a questa eventualità, cioè è un plus assolutamente. Sì. Ok, perché grazie. Il telelavoro funziona, ma non funziona mai bene come stare a fianco alla persona con cui lavori. Sì, esatto, cioè appunto avendo avuto modo di tutti quanti un po' di fare qualche progetto, si vede un po' la differenza tra lavorare effettivamente fianco a fianco e ognuno per... ognuno da casa sua un attimo, c'è bisogno di confrontarsi proprio faccia a faccia, quindi è meglio. Cioè, poi chiaramente se le esigenze, cioè se le situazioni saranno diverse, se la situazione in Europa si complicherà per il Covid, insomma ci adatteremo, però insomma se andrà per il meglio, perché no, insomma. Sì, speriamo di riuscire a organizzarci il prima possibile per avere un appoggio. Ok, grazie mille. Ci mancherebbe. Va bene, altre domande? Sia di carattere tecnico che di carattere organizzativo, che se avete domande su altre cose che facciamo a Dine, oppure... Tra l'altro, Dine, allora il nostro sito è questo. E il sito è orribilmente brutto perché l'ha fatto Jaromil, che è un discreto programmatore C, ma non è un buon designer. E se vedete il mio schermo? Sì, sto condividendo lo schermo, giusto? Ok. Allora, qui dietro si vede questo video con una cosa dietro assolutamente incomprensibile. E io per un paio d'anni l'ho visto, ho pensato, oh no, che brutto sto video, chissà che scemenza è questa. A un certo punto mi sono fatto coraggio, che sta già, mi ha detto, scusa, ma che cosa è questo video che stai dietro? E lui mi ha spiegato che ha un'installazione che ha fatto lui con una collega, in cui si usa il calore prodotto dalla CPU di un computer mentre fa mining di Bitcoin per riscaldare un ambiente chiuso in cui si fanno crescere dei funghi. E mi ha raccontato che questa installazione è stato il primo prototipo di utilizzo del calore sviluppato dalla CPU per altri scopi, e che dopo di questa sono iniziate a uscire i mining center, oppure le mining farm, che abbiamo le CPU sotto il pavimento, in cui il pavimento viene riscaldato dal calore CPU. Questo per farvi capire che facciamo tante cose. Questo è il nostro sito, qui vedete una carrellata dei nostri progetti, e DevOne è un fork di Linux fatto da Jaromir con un altro tipo nel 2014, non sbaglio, che ha ben pensato di fare quando Debian ha ufficialmente accolto l'utilizzo di systemd, che è un componente di Linux che a noi non piace sostanzialmente. Considerate anche che Jaromil è la persona che sta dietro a Dinebolic, che è questa cosa qui, che è stata la prima distro di Linux che partiva da disco, da CD, fatta nel 2005, una cosa del genere.
E è simpatica quella storia di questo prodotto, perché cioè lui l'ha fatta, infatti, developer Dennis Roy, in arte giorni, lui. E lui l'ha fatta per ridere, per sperimentare, insomma, per fare cose sue, e gli sono arrivate tante email di ringraziamento da soldati americani deployati in Iraq, perché a un certo punto sono riusciti a compilare questa distro di Linux per Xbox, per la prima Xbox che è uscita, e avere anche la firma per farla girare su Xbox. Quindi c'erano questi utenti americani che avevano le Xbox montate nelle tende dove stavano in Iraq, che utilizzavano la distro di Linux per mandare le mail a casa. Che è una, insomma, storia simpatica. Questa è una delle tante cose che sono state fatte nel passato. E Social Wallet, di questo purtroppo non abbiamo una demo online. E questo è un wallet per Bitcoin e per un paio di altre blockchain web-based, completamente web-based, questo è stato sviluppato con un progetto europeo ed è stato utilizzato in un paio di eventi, un paio di festival in giro per l'Europa, dove hanno utilizzato questa piattaforma come moneta complementare, quindi un esperimento di moneta complementare. E questa è una di quelle cose su cui appena abbiamo un po' di tempo ci mettiamo a lavorare, perché c'è interesse. Quindi noi abbiamo un wallet. Allora, questo social wallet è diventato poi questo prodotto, che in realtà per ora è poco più che un brand, perché è una cozzaglia di cose che dobbiamo ancora far funzionare insieme. Però in realtà è uno strato, è uno strato per fare blockchain interop, cioè un'API che dietro può scrivere su diversi blockchain, diversi database. Noi qui abbiamo messo qui una lista, e quindi questo Zenbridge, che è la stessa cosa di questo social wallet in realtà, la stessa tecnologia, può scrivere su Bitcoin e tutti i derivati, può scrivere su Hyperledger Sawtooth, può scrivere su Cosmos Tendermint, che è questa blockchain qui, che è quella che in questo momento per le nostre tecnologie è più promettente. Poi abbiamo messo Ethereum, ma abbiamo mentito. Ethereum l'ho scritto io da bravo venditore. In realtà, se volessimo implementare la scrittura su Ethereum, riusciremo a farlo senza grossi problemi. E poi abbiamo messo MongoDB e MySQL. Quindi abbiamo un layer di blockchain interop scritto un po' in Python e un po' è scritto in Clojure, che è un linguaggio funzionale che viene tradotto in Java e viene interpretato dalla Java Virtual Machine. Ah, DAOs è una cosa molto interessante, e è una di quelle cose per cui Dyn è stata fra le prime, e poi però non abbiamo avuto fondi, quindi abbiamo dovuto lasciarla andare. Questo fa qualcosa di molto simile a quello che fa PyHall, non so se, che non è un sito porno come si potrebbe credere, ma in realtà è uno script che gira su Raspberry Pi per filtrare il traffico di internet. E PyHall è uno script che si installa con una riga e basta. Adesso neanche c'è più la riga. Comunque, vabbè. Invece DAOs è una ISO intera che si installa su Raspberry Pi e fa la stessa cosa. Questo è un altro progetto che abbiamo in casa. Poi, se cliccate qui su Dyn.org software, arrivate su una pagina dove c'è la lista di tutti i software, di quasi tutti i software che sono stati fatti da Dyn, e ve li potete vedere meglio. Fermo restando che comunque quello che ci interessa in questo momento è un crittografo, uno o forse anche due. Ah, e un'altra cosa, questa l'ho aggiunta proprio sul sito, poi vedete sempre il mio schermo, ricarico zenro.org, scrollo verso il basso.
Ok, noi siamo membri del comitato ISO per la standardizzazione della blockchain, ISO TC307, e del NEN, che è l'equivalente del Centro Nazionale di Ricerca, penso. NEN è l'organismo olandese per la ricerca, e Sovereign, che è una fondazione americana che sviluppa una piattaforma di self-sovereign identities. In realtà in ISO ci siamo entrati perché lavorando su The Code, il project officer, cioè la persona della Commissione Europea che seguiva il nostro progetto, a un certo punto ci ha detto: ragazzi, chiamate queste due persone, dite che volete entrare in questo gruppo ISO. Io ho alzato il telefono, ho chiamato, effettivamente ci hanno detto: sì, siete bravi, entrate nel gruppo di standardizzazione della ISO. E per entrare nel gruppo di standardizzazione della ISO bisognava passare per l'organismo nazionale, che nel nostro caso è quello olandese, pagargli una mazzetta di 2.500 euro l'anno, così che loro firmavano, noi potevamo entrare nell'ISO, e quindi siamo entrati nell'ISO attraverso di questo. E con questi, se invece in Sovereign siamo entrati, abbiamo fatto richiesta, abbiamo messo su un nodo della loro piattaforma di SSI e stiamo entrando in un'altra serie di organizzazioni. Stiamo scrivendo proprio adesso l'application per entrare in ETSI, ETSI, e stiamo cercando di entrare in EBSI invece, EBSI blockchain, questa roba qui, questa, e stiamo cercando di entrare nella Hyperledger Foundation, aperta parentesi, senza pagare, perché pagando ci può entrare chiunque, senza pagare invece devi un po' fare a botte. E abbiamo una partnership con Cosmos Network, sono questi qui, e stiamo appena riusciamo ad avere un paio di settimane, scriviamo un'applicazione alla fondazione che sta dietro a Cosmos Network per proporgli di scrivere il software che funziona sulla loro blockchain. Quindi queste sono le organizzazioni in cui in questo momento siamo più dentro. Ok, io stiamo parlando da un'ora e mezza. Immagino che su 18 almeno 15 stanno dormendo. Dei tre che sono svegli, se avete qualcosa da chiedere, è il momento giusto. Io non ho niente da chiedere, ma sono sveglio. No, dico giusto due cose. Allora, non mi sono addormentata, ma ho staccato le cuffie per un certo periodo, per cui non so se ne avete già parlato un po' di come è strutturato il nostro curriculum di crittografia rispetto agli stage. No, non abbiamo parlato dell'argomento. Ma allora, giusto al volo, il curriculum prevede due percorsi, uno research che è appunto più astratto e non prevede il periodo di stage, e poi invece il curriculum stage, mi sembra che gli studenti che sono presenti oggi siano più o meno tutti del percorso stage, sì, e, per cui solitamente il secondo semestre del secondo anno i ragazzi hanno la possibilità di fare un'esperienza di stage che è quindi curricolare, sì, in cui viene fatto all'interno del corso di studi. E post laurea meno, perché diciamo che tra virgolette non ne hanno bisogno, perché solitamente vengono assunti già tutti prima di finire laurearsi, e quindi non fanno uno stage post laurea, ma si salta direttamente all'assunzione. Però invece stage curricolari sì, e come periodo siamo dai minimo 3 mesi, ma diciamo 4, perché con 4 mesi possono avere anche un punto in più in sede di laurea, fino a 6 mesi. E quindi volevo sapere un po' se per voi poteva essere, sì, come tempistica è buono. E poi appunto so che
c'è interesse anche dei ragazzi ad andare all'estero e per questo ci sono varie opportunità anche di finanziamento che possiamo utilizzare come un ITN, quindi Erasmus Plus, i bandi dell'ufficio stage, e bandi per tirocini, eccetera, per cui anche da questo lato siamo coperti. Ecco, ci sono dei bandi che escono un paio di volte all'anno e quindi, insomma, sperando che la situazione migliori... Francesca, Erasmus Plus anche per enti o solo per università? C'è anche la possibilità di convenzionarsi con enti. Ah, ok. Quindi noi saremo un ente? Sì. Sì. Va bene. Sì, noi siamo una fondazione, non proprio. Sì, sì, sì. Non siete un'università, ecco questo. No, ci stiamo organizzando, ma oggi non ancora. No. Ecco, e poi Giancarlo, tra l'altro, è il delegato agli stage, per cui anche grazie a lui, insomma, potremo, appunto, se la situazione prossimamente migliore ci permetterà di tornare a viaggiare, anche di, volendo... organizzare stage presso di voi. E potrebbe essere un buon momento dopo settembre o perché comunque così gli studenti finiscono gli esami, se non hanno altre lezioni da seguire possono partire, o se no solitamente o settembre o marzo, ecco, sono i momenti buoni per far partire gli stage. Allora, per noi il momento buono sarebbe ieri, assolutamente, perché cioè, sempre più spesso abbiamo richieste commerciali che non riusciamo a soddisfare perché non abbiamo un fotografo in casa. Cioè, noi manca, a parte tutta la parte teorica, ma ci mancano gli strumenti tecnici che utilizzate voi per lavorare con la matematica nel modo in cui lavorate voi. Quindi è un pezzo grosso di cui abbiamo bisogno. Detto questo, non ci formalizziamo su discorsi primo anno, secondo anno, né su date, quindi se c'è il beneplacito dell'università, della struttura, per noi andrebbe bene in qualunque momento. Vi offriamo sicuramente il lavorare in telelavoro. Se vi interessa lavorare a Amsterdam, non abbiamo problemi, abbiamo un ufficetto. Vi possiamo attrezzare una bicicletta e se non si tratta di un periodo lungo, probabilmente riusciamo anche a ospitarlo. E per il pagamento io ho sentito con il professor Rinaldo di quanti soldi si parla e sebbene siamo poveri, non siamo così poveri da non potercelo permettere. E detto questo, quello che speriamo è di trovare qualcuno con cui lavoriamo bene per mantenere una collaborazione duratura. Posso farti una domanda velocissima? Riccardo? Sì. Sì. Qual è un esempio, se puoi velocemente dire, di una richiesta che non riuscite a soddisfare in questo momento? E allora, guarda, te lo faccio vedere. Abbiamo parlato di accumulatori prima. Accumulator... Hyperledger, mi sembra che fosse Ursa, vediamo se lo troviamo, Indy, ecco qui. Ok, allora, questa parte qui, ve la scrivo nella chat, e siamo riusciti dopo, cioè Jaromir, perché ovviamente io non sarei capace, dove sta la chat? Ecco. Siamo riusciti, dopo tante peripezie, a trovare la matematica, cioè riuscire a capire che matematica c'è dietro per implementarlo. Però, per esempio, sulla revocation, quindi sull'uso di un accumulatore per accumulare credenziali, per creare una blacklist di credenziali che andrebbe scritta su un pezzo di blockchain, per esempio, su un blocco di blockchain, su questo abbiamo studiato per mesi. Se avessimo avuto un crittografo in casa, a parte che non lo faceva già almeno faceva il crittografo, ma penso che invece di mesi ci metteva settimane. E quello che noi vi offriamo è
per chi vuole ovviamente, vi offriamo di insegnarvi anche a mettere le mani nel codice, in modo che non solo fate la matematica, ma riuscite a fare anche implementazione. Quindi imparate a fare due cose invece che una. Benissimo, grazie. Questo è un esempio. E, per esempio, Coconut. Su Coconut c'è un'implementazione del coin Tumblr, che è una cosa che non comprendiamo in profondità. Coin Tumblr, eccolo qui. Questo lo comprendiamo, ma non completamente. Altra cosa, multiparty computation. Mi sembra che stia qui. Dine.org, no. GitHub, Dine.org. Sta qui. No. Niente, non lo trovo. E comunque, una Lua multiparte, ecco qui. Allora, una feature che ci hanno richiesto diversi partner commerciali con insistenza è la cosiddetta multiparty computation, e che è una cosa che io non padroneggio, quindi evito di parlarvene, però potete googlare per capire come funziona. E che Jaromi l'ha implementato in Lua, l'ha implementata utilizzando la stessa libreria che utilizziamo per le primitive matematiche dentro Zenroom, però l'ha implementata come stand alone, perché Milagro, cioè la primitiva che utilizziamo, riesce a fare la matematica che ci serve per fare multiparty computation solo nella versione 64 bit. Invece in Zenroom usiamo quella a 32. E passare da 32 a 64 bit in Zenroom sarebbe un lavoro grossissimo, perché Zenroom, fra le altre cose, ha il suo allocatore di memoria. Cioè usa malloc, per chi programma in C usa malloc, però in realtà decide lui cosa fare con malloc. E dovendo gestire la memoria manualmente, passare da 32 a 64 è tanto tanto lavoro. Quindi che avere un crittografo che si siede e cerca di capire qual è un modo per fare multiparty computation utilizzando quello che abbiamo, ci darebbe insomma, rafforzerebbe enormemente il prodotto che abbiamo. Questo è un altro esempio. Ve li sto scrivendo tutti quanti nella chat, eh? Non so se vedete che la chat lampeggia. Io volevo fare una domanda velocissima per vedere se ho capito bene un po', diciamo, la figura che cercate. Cioè, volete ovviamente un crittografo che faccia il lavoro di ricerca di articoli, che poi, dopo aver capito bene, diciamo, questa parte di implementazione che voi non riuscite a capire perché non avete gli strumenti, poi sia in grado di spiegare ai programmatori, e quindi, diciamo, saltare quel passaggio di incomprensione, se ho capito bene. Allora, questa sicuramente è una parte del lavoro, sicuramente it's one way to skin the cat, nel senso che se qualcuno è molto rapido e molto, molto bravo a scovare articoli, a capirli, cioè se ci dà la soluzione che cerchiamo, può andare bene. E quello che ci interessa, considerate che la crittografia la facciamo così, vedete il mio schermo, questo è il file che, anzi non è questo, vabbè, comunque è un vi tiro fuori il file che ha fatto vedere prima Jaromi, elgamal.lua, questo se non sbaglio, che vi ho anche linkato.
vabbè, per esempio la generazione del keygen con Agamal è questa. E io non so, io posso soltanto ripetere a pappagallo quello che ha detto Gianni prima, dicendo che per quanto ne sappiamo noi, il modo in cui lavorano i matematici con matematica, non so il vostro mago come funziona, è simile a questo. Quindi se voi ci consegnate qualcosa di analogo a questo, fatto con matematica o con magma, ci fate molto molto contenti. E selezionare i paper e spiegarli va anche bene, perché una volta che avete scelto il paper giusto, che voi siete sicuri che quel flusso funziona e che ci spiegate come implementarlo, lì si tratta di far sedere Jaromil a fianco al crittografo, dove il crittografo spiega, Jaromil scrive codice, e quindi dopo un'ora esce fuori qualcosa del genere. Quindi anche quella è una cosa che va bene. Oppure dipende da quello che preferite fare. Oppure sedervi, guardare per esempio il paper di Coconut e fare esperimenti su come stenderlo. Ok, ho capito. Entrambe le strade vanno bene. Grazie. Prego. Comunque, tipicamente, io allora, parlando di multiparty computation, non ho idea della difficoltà crittografica di sviluppare un flusso. Non ho idea di quale sia la difficoltà per un crittografo, però un assignment potrebbe essere: dimmi come implementare multiparty computation che funziona in questi casi, quindi con certi parametri, e utilizzando le curve che conosciamo noi e o le primitive che usiamo già noi, per esempio. Qualcos'altro? Io penso che vada abbastanza bene, no? Per la prima volta come presentazione. Penso che l'idea se la sono fatta, ragazzi. Okay. Ci avete sentito per un'ora e 45. Noi speravamo che almeno ci fossero un paio di persone che resistessero almeno mezz'ora. Quindi diciamo che è successo assolutamente oltre le nostre aspettative. Vi ringraziamo tutti quanti per la vostra attenzione. Comunque, allora... Questo, noi speriamo che questo sia un primo appuntamento per avvicinarci alla vostra struttura universitaria, al vostro corso di laurea, quindi a voi, particolarmente a voi ragazzi. Chiunque di voi avesse domande di qualunque tipo, incluso com'è il tempo a Copenaghen, è molto, molto benvenuto a scrivermi a andrea@edine.org. Scrivete a me, se dovete scrivere a Jaromil passate per me, perché Jaromil, il quale si è scritto il suo client di posta, ha settato il suo client di posta per non fargli vedere email scritte da indirizzi mail che non conosce. Quindi se volete scrivere a Jaromil, scrivete a me e io forwardo l'email a lui. Comunque, per qualunque domanda di qualunque tipo, siete benvenutissimi a scriverci. E chi ha interesse in quello che facciamo, siamo assolutamente disponibili a avvicinarci, a conoscerci, a spiegarvi meglio. Quindi siamo qui per questo. Okay. Va bene. Grazie, allora. A voi. Andrea, no, non so se è anche con Giancarlo, magari agli studenti non interessa, ti raccontiamo un po' anche in che modo ulteriore collaboriamo con le aziende, sì. Parlando dell'advisory board. Giancarlo, cosa dici? Può essere... Qualcosa gli avevo detto, non so se ti ricordi un po', sì. Perché noi abbiamo avuto altri due incontri, mi pare, o sì. Forse. Sì, quindi tu ti ricordi qualcosa, Andrea, questa cosa? Noi abbiamo una specie di... Abbastanza, sì. Sì, c'è la base del board si riunisce
con alcuni di voi una o due volte l'anno per vedere di fare progetti insieme. Mi sembra che sia questo. Sì, è un board di aziende che collaborano con il Dipartimento di Matematica, in particolare con il laboratorio di crittografia, e per, oltre a fare progetti insieme, anche c'è la possibilità di offrire borse di studio a studenti meritevoli del curriculum di crittografi, e quindi sono borse biennali che permettono, diciamo, di avere in anteprima se poi anche il profilo dello studente è adatto poi alle attività della vostra realtà, anche avere lo studente poi in stage quando sarà il momento. E poi c'è anche la possibilità di dare suggerimenti su come migliorare il curriculum di crittografi, magari suggerendo degli insegnamenti che possono essere inseriti a manifesto e che secondo voi possono essere utili per gli studenti per sviluppare conoscenze e competenze per entrare nel mondo del lavoro, in particolare in settori che a voi possono essere più utili. Non so, ci suggeriscono di mettere su programmazione 2 piuttosto che, insomma, magari esami un po' più specifici, in modo che gli studenti siano formati in modo più completo e anche più mirato. E richiede l'impegno di una riunione all'anno, e poi comunque ci si continua a sentire durante l'anno anche per avere, come si può dire, sì, in anteprima anche curricula degli studenti disponibili per gli stage. E poi c'è tutta la parte della borsa di studio che è interessante proprio per creare un legame ancora più forte con il laboratorio e con il nostro dipartimento. Ok, di questa cosa possiamo andare avanti a conversare per email prossimamente. Non ci sono ci sono deadline? Allora, diciamo che per se l'adesione all'advisory board si può fare in qualsiasi momento. Se avete intenzione di offrire la borsa e volete che questa borsa sia attiva per il biennio 2020-2022, quindi l'anno accademico che inizia con settembre, noi facciamo uscire il bando, stiamo ancora decidendo, di solito verso maggio-giugno, e per cui sì, si tratta, diciamo, nel giro di un mese. Però questa si può fare intanto l'adesione, e poi invece la possibilità di offrire la borsa può essere fatta anche più avanti. Sì, se ci mandate una documentazione la guardiamo. Ok. E vi mando una breve presentazione dell'advisory board e poi il nostro modello di convenzione. Va benissimo. Ok. Ok, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio moltissimo. Sì, anche a voi, grazie a tutti quanti. Grazie. Ciao. Grazie. Buona giornata, a presto. Grazie mille. Arrivederci. Grazie. Grazie. Arrivederci. 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 Ciao.